Benvenuti a In Bed with Natasha, questa puntata speciale con un ospite che ci ha allestito le teste. Svetlana Taccori, ovvero del brand Taccori che abbiamo in testa oggi, che è il tuo progetto che, come mi spiegavi, è nato un po' come gioco. Un po' come gioco, sì, ho provato a fare quello che piaceva a me, ho fatto vedere delle persone, delle amiche, mi hanno richiesto di nuovo, ho detto va, aspettiamo un attimo, mettiamo sì. anche nella produzione. Sì, E così è andato. però tu vieni da un background di moda comunque. Sì, dopo 15 sì, anni. Sì, infatti, quindi conosci bene la moda e conosci anche cosa vogliono le donne, diciamo, no? Sì, posso dire che ovviamente, se posso dire successo, non è tanto casuale. Sono 15 anni nella moda che mi hanno aiutato. Quindi io ho lavorato e lavoro tuttora con le case più illustri della moda Sì. italiana e faccio distribuzione per il mercato russo e quindi ovviamente conosco i clienti, conosco le collezioni, sento quello che vogliono i clienti, sento quello che magari anche manca, perché ad esempio il Certo. capello è una cosa che manca in tutte le collezioni, Ah, è almeno finora strano. mancava, magari Ma anche tipo se... quando per esempio dei buyer vengono da te e chiedono, allora avete una collezione cappello, Sì, non so, eccetera. andiamo da Valentino e accessori, capelli non ci sono. Andiamo dalle altre brand con cui lavoro e perché sai, poi devo dire che anche il mercato russo, ma anche americano, fa freddo, l'inverno fa freddo, Certo. quindi il capello come accessorio non solo fashion o fun o eccetera, ma anche useful. Quindi mi Certo. chiedevano spesso capelli, capelli, ho detto capelli, capelli. Io personalmente facevo la raccolta dei capelli e le sciarpe sempre, Ok. tutta la mia vita. Ovunque vada compravo sempre le sciarpe e i capelli perché mi piacevano. E Certo. quindi poi ho provato a farli qua, ho incontrato per caso ancora un produttore che è di maglieria. Sì. Che a quale piacevano quelli, Sì. cioè il mio piccolo progetto, e abbiamo iniziato così, e è andato così. È andato così, però i tuoi capelli sono molto particolari, si deve dire, perché quando tu dici collezione di capelli, mi immagino la gente pensa di capelli, si pensa qualcosa, diciamo, più sobrio, possiamo dire. Invece sono abbastanza far out i tuoi capelli. Da dove viene tutta questa ispirazione? E poi hanno comunque questa, una cosa che tu fai è questa stampa, che lavori anche molto con la Sì, lana, con sì, sì. Sì, tessuti anche un po' più pesanti, così. questo Questo per perché sono esempio i cos'è? stili. No, questo è cotone, Cotone questo, puro, ma sì. senti che è Però, molto sì, consistente, infatti. perché mi piacciono le cose Sì, vere, posso certo. dire. E soprattutto la collezione invernale, i capelli sono molto voluminosi, anche pesanti, però è Certo. caldi. Sì. Mi piace lavorare molto con i colori. Sì. Mi piace la etnica, mi piacciono i fiori, le stampe e tutto quello. E come ti dicevo, viaggiando nel mondo, compravo i capelli, non so, o turbanti o capelli o Sì. tutto ciò che è strano da mettere in testa per scaldarsi, ma anche perché faceva comunque, insomma, ti fa immagine, ti fa look. Chi è la donna Taccori? Chi è la donna che indossa questo capello? Perché adesso abbiamo iniziato a vedere, ma molto velocemente hai avuto grande successo con diciamo, delle style leaders della moda, dalla Miroslava Duma, Nadella Russo, che spesso sono scattati con i tuoi capelli, ma anche non solo capelli fai oggi, fai Sì, anche maglieria la comunque. collezione è Sì. ingrandita e adesso ci sono anche i maglioni, i cappotti, le gonne, i cardigan e quindi è tutto ovviamente knitwear, tutto Certo. maglieria e quindi capello è sempre protagonista. Certo. Chi è la mia donna? Ma guarda, qualsiasi donna che voglia essere un pochino più funny, un pochino più magari fuori dalle righe, ma poi cioè, dipende. Dove metti questa riga e cosa vuol dire riga? Sì, Perché infatti, guarda. perché è molto particolare, perché quando lo vedi subito sta un po' in un mondo per suo, nel senso, cioè diventa un vero statement comunque, il capello è molto riconoscibile.
Sì, ovviamente io sto pensando alle ragazze e alle donne a chi interessa fashion, chi interessa moda. Magari una ragazza che lavora, non lo so, in una banca, fa una vita magari un po' più tranquilla, che non mette sempre grigio, mette sempre tutto molto bon ton, piccolino, magari non gli piacciono i miei capelli, però ti devo dire che mi hanno scritto da tutte le parti del mondo dicendo che il mio capello li non solo riscalda, ma anche fa sentire, non lo so, speciale. Quindi mi Sì. hanno mandato le foto anche dal ristorante una signora che mi fa, lei sì che ha fatto che capello a tavola non è mouveton. E mi ha fatto piacere perché la vedevo elegante, anche il ristorante era elegante. Lei Sì. Sì. aveva questo capello che Miroslava spesso portava. E fa parte del tuo outfit, Certo. quindi fa E sentire queste bene. donne come Miroslava Duma, Anna Della Russo, come mai sono riusciti o sono trovati a portare i tuoi capelli? Perché sono i tuoi amici o sono stati loro a contattare te? Come funziona? Ok, con loro funziona che sì, la Miroslava è la mia amica e gli ho fatto vedere quello che ho fatto. Anche ad Anna ho fatto arrivare i capelli. Ti assicuro, se non li piacevono, Non li non li mettevano. mettevano mai, mai. Però sono felice che li sono piaciuti e non sono poi ovviamente la gente che. Perché loro sono i pionieri, diciamo così, Certo. no? E la gente guarda quello che mettono loro Certo. e li copia. E poi così via, pian piano, il capello è diffuso, posso dire, da tutto il mondo e tanti li hanno Certo. comprati. Ma se a queste persone come Chiara Ferragni, come Anna Della Russo, come Miroslava Duma non piacevano, non Non li mettevano, mettevano, anche no. perché quando uno sta, non è che si mette a Non hanno pagare le persone, bisogno, no, no, non hanno no, no, non hanno bisogno. bisogno. Allora, pagare io non posso pagare per ora, non sono ancora il grande brand. Quindi, anzi, li ringrazio per il supporto, perché ci hanno creduto e perché mi hanno aiutato, perché ovvio mi hanno aiutato. Cioè, Certo. loro Luca hanno fatto sì che adesso sono tante le donne che mi conoscono e che portano Certo. capelli. A che punto questo diventerà un gioco e sta diventando una vera e propria carriera, se vogliamo? Perché non è più un gioco, nel senso sta prendendo molto più del tuo tempo, sta avendo una visibilità molto forte e sta tutto accadendo in modo abbastanza veloce. Sì, guarda, io penso che, sai, certe volte anche i bambini nascono per gioco, poi diventa un impegno, una gioia per tutta la vita. Sì. È un po' così anche per me, che adesso mi prende sempre di più, penso tutto il giorno di questo, vorrei fare solo questo e vorrei investire il mio tempo, la mia attenzione in questo e quindi a questo punto, secondo me, diventa già il progetto della vita. Ma anche perché ti devo dire, sin da piccola facevo vestiti, facevo le maglie, quindi Certo. una cosa che mi era sempre dentro. Sì. Poi nella vita le cose sono andate, che ho fatto le altre cose, ho fatto commerciale, anche sempre nella moda, e si vede che spero quella cosa che avevo dentro mi è uscita e Certo. spero come la sento di andare avanti Quanto è per tutto. difficile, sono l'ultima cosa che voglio sapere, quanto è difficile veramente creare? Perché per esempio le scarpe sono molto complicate, il cappello, quanto è difficile? Perché comunque deve stare sulla testa di una persona, è molto nota, è difficile proprio la produzione, la struttura, il Sì. disegnare. Sì, perché devi sapere, ovviamente devo considerare qualsiasi cosa, una piccola sciocchezza, per il prossimo inverno abbiamo fatto il cappello con pompon e come mi piacciono volumi, il capello ricco, come avete capito, questo pompon che ho messo pendeva e andava dietro e dicevo no, come fare? Perché questo pompon sta sulla testa grande, però che no. E quindi è stata tutta la a calcolare fra il peso, volume, spessore del capello. E questo per ogni capello, perché mi piace quello che faccio, mi piace anche studiare, mi piace arrivare al risultato, mi piace capire
come fare che il capello sta sulla testa così come voglio io, fa il volume giusto, non dà fastidio perché deve essere anche Certo. comodo, perché questa è la cosa fondamentale, la moda può essere anche comoda, Certo. fun and Sì, comfortable. absolutely. E questo comunque è molto una cosa che si vede, è divertente, colorato soprattutto, ma anche comodo comunque. Soprattutto la collezione che fai delle maglierie è molto anche, è una cosa che sei Accogliente, accogliente, ti fa davvero? stare bene Sì, l'idea sì. comunque per viaggiare, per quelle serate, però comunque sempre una cosa che noti. Grazie. Quello è il mio scopo. Guarda, grazie tantissimo e ti auguro Grazie tutto il meglio per il futuro, per la collezione e grazie tantissimo per essere qua stato sul letto. a te. Va, Thank grazie. you, ciao ciao.